affidata a Claudio Icardi. Tanto una veduta del pubblico. Un saluto dunque anche agli ascoltatori sintonizzati su Rai 3. È il terzo giorno del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, giunto alla 76esima edizione, e stiamo per proporvi la spettacolare categoria di potenza, che è una gemma incastonata fra la Coppa delle Nazioni che si è disputata ieri, vittoria della Gran Bretagna dopo barrage contro gli Stati Uniti, Italia al sesto posto, e il Gran Premio Roma che rimane la prova più prestigiosa a livello individuale. Siamo nel vivo di questa categoria di potenza, 12 binomi sul percorso base, che ha visto l'eliminazione di Christian Allman per la Germania, di Pier Giorgio Albanese con Touch of Capital e di Simone Coatta con Armand. Il primo barrage non ha visto altre eliminazioni, dunque sono rimasti in 8 che sono riusciti a superare il muro a 1,85 m, mentre la triplice è a 1,60 m. Ora entreranno in campo i protagonisti di questo secondo barrage. Le dimensioni dei due ostacoli che costituiranno la selezione di questa gara: la triplice 1,60 m e il muro 2 m tondi tondi. Il primo a entrare in campo è Diego De Rio con l'oro Piana Altini. Vi dicevo della spettacolarità di questa gara, certamente offre dei motivi di emozione per il pubblico che l'apprezza sempre moltissimo. Per quanto mi riguarda non la amo molto, perché ci sono delle pause che televisivamente sono sempre un po' difficili da riempire. Poi si tratta di una prova che può avere una durata variabile dai 40 minuti alle 2 ore, e poi dobbiamo aggiungere anche il fatto che ormai le categorie di potenza in giro per il continente non sono poi molte, e dunque non c'è più quasi nessuno che alleva, addestra appositamente un cavallo, un saltatore per questo tipo di gara. Una gara un po' estemporanea, però il pubblico pare sempre impazzire per questa categoria di potenza. Ed ora seguiamo Diego De Rio. Il regolamento è abbastanza semplice: un primo percorso, un percorso base con 4 ostacoli, e poi si va al barrage con selezione affidata soltanto 2 ostacoli, la triplice e appunto il muro. Le dimensioni di questi due ostacoli vengono alzate dal direttore di campo, che è Marco Cortinovis. Un po' di brivido per Diego De Rio, che con l'oro Piana Altini aveva conquistato il terzo posto in questa categoria lo scorso anno, alle spalle del britannico Whittaker e di Marcus Fuchs. Riesce comunque a qualificarsi per quello che ora è soltanto il terzo barrage. Riprese affidate alle telecamere dell'Esterna 2 di Milano, il regista Roberto Gambuti, a bordo campo Valerio Iafrate, a cui cedo la linea perché so, Valerio, che è anche un ospite. Sì, il dottor Roberto Alzati. Intanto volevo approfittare dell'uscita di Diego De Rio per chiedergli ancora una cosa. Diego, un brivido sul muro, però è rimasto su, quello è importante. Sì, la distanza era un po' più vicina di prima. Io ho messo un po' più di pressione e il cavallo, salendo, ha accarezzato l'ultimo tacchè del muro, ma col posteriore è passato, mi sembrava, molto bene. Grazie. E allora, mentre è in campo, mettiamo Paolo Quagliariello, sì, con Sir Duchamp de Fosse. Allora seguiamo i due salti di questo binomio italiano. Vi ricordo che erano 9 e gli italiani iscritti a questa gara sui 12. E ce la fa, avete visto, ha dimostrato anche doti di grande equilibrio Pierpaolo Quagliariello sui 2 metri del muro. Ce la fa e dunque va a tenere compagnia a Diego De Rio. A te la linea. Sì, allora approfitto del dottor Alzati per così poi lo libero, lo mando a godersi la gara. Una curiosità: che tipo di sforzo viene richiesto ad un cavallo in queste circostanze, in queste gare? Sono 2 salti praticamente, però sono salti di grande estensione. Ma la potenza più che altro dei posteriori è la qualità necessaria, lo sforzo necessario per superare questi salti.
altri sforzi li troviamo nella ricezione. Una ricezione da 2 metri di un cavallo dai 5-6 quintali sopporta tutto sugli anteriori, però cioè, sono cali abituati, è una cosa normale per un atleta fare questo, è come per una persona normale non lo può fare, un cavallo che è un atleta può fare tranquillamente queste cose, cioè è il loro mestiere. Posso chiederle un pronostico? Secondo lei chi vince? Intanto in campo Juan Carlos Garcia. Pronostici sono molto difficili, ci sono dei cali che saltano molto bene, io tutti stanno facendo tutti zero, quindi la gara diventa sempre più bella e va bene così. Grazie. Juan Carlos Garcia ama le sfide, qualificato per i giochi olimpici prossimi nella specialità del concorso completo. Lo affido a Valerio Iafrate. Sì, eccolo qua Juan Carlos, come al solito calma olimpica sua e di Londra. Sì, no, ho saltato abbastanza bene, ho trovato che il giro prima è saltato ancora meglio di questo giro. Verissimo. Speriamo di continuare avanti. Grazie. È la stessa speranza che ha Giovanni Lucchetti in campo con Socoloco, ha dichiarato di montarlo per la prima volta, fino a questo momento l'intesa è sembrata impeccabile, però è certo che adesso le cose si fanno sempre più difficili. 1,60 la triplice, 2 metri il muro. E anche qui un pizzico di fortuna, riesce a passare sia pure con fatica Giovanni Lucchetti e dunque al terzo barrage. Per ora abbiamo 4 binomi. Vai Valerio. Sì, Giovanni, un po' di fatica però. Sì, un po' di fortuna più che altro. Impressioni brevi, sintetiche, che però dicono molto. Adesso per gli Stati Uniti Charlie Jane in sella a Kashmir. La regia ci ripropone ancora il passaggio soffertissimo di Giovanni Lucchetti e di Socoloco, superati comunque i 2 metri. Charlie Jane ha confidato di non aver mai affrontato una categoria di potenza. Vediamo come si comporta di fronte al fantasma dei 2 metri del muro. In surplus, in assoluta surplus, la triplice. E questa volta c'è un errore abbastanza netto per Charlie Jane, che dunque chiude la sua prima esperienza in categoria di potenza in modo direi più che decoroso, si ferma sui 2 metri del muro. Adesso toccherà a Marco Bergomi in sella a Caro Bube. Diamo un'occhiata anche alle edizioni passate, sempre tenendo nel mirino la categoria di potenza. Nel 2001 la vittoria proprio di Roberto Arioldi, che attualmente è commissario tecnico della squadra italiana di salto ostacoli, montava l'oro piana Aramis, in seconda posizione appaiati Filippo Moyerson e Jerry Smith rispettivamente con l'oro piana tessere Secret Love. Nel 2002 una gara fantastica, vittoria ex aequo per Cristian Pizzianti Carino e Luis Felipe de Acevedo per il Brasile con Silver Lady. Nel 2003 Keith Shore, Gran Bretagna, con Anderson Free Spirit, Carlo Rogiani secondo con Robert Van der Coverburg. Poi proseguendo nel 2004 i cavalieri si sono accordati per spartirsi la vittoria, e c'erano condizioni abbastanza difficili per quanto riguarda il clima. Intanto non riesce a passare anche Marco Bergomi, che dunque viene eliminato sui 2 metri. Sembra un po' una gara di salto in alto. Dicevo, nel 2004 vittoria appannaggio di Robert Smith, Emilio Bicocchi, Roberto Arioldi, Giovanni Consorti e Sean O'Connor.
nel 2005 ancora tanti a dividersi successo: Marco Kuscher, ancora Emilio Bicocchi, Natale Chiaudani, Andrea Bracci, Nick Skelton. Nel 2006 invece un solo vincitore, si tratta del britannico Robert Smith in sella a Jerry Maguire. Lo scorso anno appaiati Marcus Fuchs, Svizzera Ovation, John Whittaker, Gran Bretagna, Electric 2, con Diego De Rio, che è anche quest'anno protagonista, terzo per l'Italia con Loro Piana Altini. Per il Sudafrica, Oliver Lazarus, superata la triplice. Una musica direi da film giallo, se non dell'orrore, un po' sinistra. Ma non se ne cura Oliver Lazarus, che passa e si qualifica per il terzo barrage, privilegio per ora concesso a 5 binomi. E dobbiamo ancora vedere Gabriele Grassi con Colombo. Vogliamo sentire anche il cavaliere sudafricano Valerio? Sì, ci provo. Intanto è arrivato Natale Chiaudani, che è l'istruttore di Gabriele Grassi. Intanto io chiedo allora, Oliver. Good job. Oh, thank you very much. Yeah, yeah. It's the first time in the puissance, my first time too, so I'm un'altra very prima happy, volta. Very pleased with it. Yes. Thank you. Avete sentito, prima gara di potenza anche per questo binomio, particolarmente soddisfatto. Evidentemente i suggerimenti di Birbaum sono serviti, e come. Allora, al mio concittadino Natale Chiaudani il compito di commentare le due fatiche del suo allievo. Vai Natale. Tanto aspettiamo che venga indossato l'auricolare. Ancora ti sente Natale? Vogliamo da te la telecronaca di questo salto sul muro. Ok, è passato. Questo è il mio allievino, che è la prima esperienza di Piazza di Siena. Il cavallo non ha esordito troppo bene nella 6 barriera, l'altra sera si è fermato e oggi insomma ha ben digerito la gara di potenza. Questo avvicinamento sul muro non è da 10 lode, perché il cavallo ha aggredito un po' il muro e il cavaliere ha seguito, non deve mai seguire sul muro. È stato un salto un po' un tuffo più che un salto corretto sul muro. Adesso gli farò allora Natale, vediamo che tipo di consigli dai al tuo allievo che sta per uscire dal campo di gara in diretta. Allora, in diretta i consigli di Natale Chiaudani per Gabri. Gabri, oh, è la prima quella, eh. È la prima quella, voglio che vieni sulla seconda, se no non sali più, eh. Ho fatto una parabola troppo lunga. Eri più freddo al primo giro, adesso hai capito che calo 2 metri di salta, siamo in Rai, cerca di fare bene il prossimo giro. No, cerca di fare bene anche se non siamo in Rai, anche perché non si scherza con i 2 metri. Secondo te Natale adesso... Aspetta che non ha l'auricolare, Natale non ti sente. Ecco, adesso, Marco Cortinovis, a che altezza porterà il muro? Chiedeva Claudio, secondo te Natale a che altezza adesso verrà su il muro? Pronto? Sì. Claudio? Sì. Non lo sento. Non ti sento, allora ti traduco la domanda. Hai idea di quanto adesso alzerà secondo te Cortinovis sul muro? Boh, adesso secondo me si è un po' annoiato che passano tutti e metterà... Ha fatto 15, di 15 in 15. Sì, sì. Adesso sta mettendo un bel muro, questo sarà 2.15. Sarà 2.15 e ci sarà una vera selezione. Qualche tacche volerà anche abbastanza lontano. Allora, per il momento abbiamo registrato l'eliminazione di Christian Allman, Germania, di Charlie Jane per gli Stati Uniti, di Marco Bergomi per l'Italia, ancora per gli azzurri Paolo Pomponi, Pier Giorgio Albanese e Simone Coata. Rimangono Diego De Rio, Pierpaolo Quagliariello, Juan Carlos Garcia, Giovanni Lucchetti, Oliver Lazarus e Gabriele Grassi. Ecco che gli aiutanti di campo di Marco Cortinovis stanno provvedendo a rendere sempre più temibile il profilo del muro. Chiaudani ha pronosticato un'altezza di 2 metri e 15, però
forse con questo prossimo barrage arriveremo a 2.10, non è ancora comunque una comunicazione ufficiale. Per il secondo anno la sabbia ha sostituito il manto erboso, questo per garantire la salvaguardia dell'integrità dei cavalli e la regolarità delle prove, una tecnica già sperimentata durante i World Equestrian Games di Roma nel 98, una sabbia silicea miscelata con fibre di poliestere che garantisce elasticità, duttilità del terreno. Intanto vi aggiorno la classifica della Super League dopo due tappe, quella di La Baule e questa di Roma. Al comando gli Stati Uniti, 12 e 33 punti. In seconda posizione, lì vicino, la Gran Bretagna con 12, appaiata al Belgio. In quarta posizione l'Irlanda, 8 e 83. In quinta l'Olanda, 6 e 50. In sesta la Svizzera, 6 e 08. In settima la Germania, 6. In ultima posizione per ora la Svezia con 1 e 25. Vi ricordo, una squadra vince ogni stagione e una retrocede in Nation Cup. Da questa Nation Cup sale in Super League una squadra, e speriamo che questa sia l'Italia. Italia che comunque continua a regalare a questo circuito di Coppe delle Nazioni la sede sempre straordinaria di Piazza di Siena. Ancora non è tutto pronto per la disputa del terzo barrage, ricordiamo ancora 6 binomi qualificati. E non so se Iafrate ha ascoltato le nuove dimensioni dei due ostacoli. No, in realtà no, per ora sta arrivando adesso Marco Danese, quindi riusciremo, vedo intanto lo stanno abbassando, credo che la sensazione è che il muro venga un po' ridimensionato, è Natale adesso. Penso che sì, probabilmente hanno seguito la mia idea precedentemente, hanno messo 2.15, ma adesso è 2.10. Esatto. Eccolo, 2.10. Claudio, hai vinto il derby alessandrino con Natale. Un muro che conosco bene, anche perché ho fatto un tuffo incredibile 2 anni fa con Aramis, Claudio se lo ricorda molto bene. Sì, però tu sei sempre sportivo a ricordare le tue disavventure, però dobbiamo anche ricordare che in categorie di potenza ti sei comportato molto bene. Sì, sono sempre... Diciamo allora anche quando sei andato bene. No, quella volta lì ho anche vinto, ma è la storia del jackpot, capito? Prima exequo come tutti, poi il jackpot non lo passò nessuno dei cinque vincitori ex aequo, ma io anche diedi un tuffo spettacolare al punto che andai su tutti i giornali, anche un giornale svizzero, sulle prime pagine del Tempo a Roma. Delle volte si diventa più famosi per un grande cazzotto che per una vittoria. Fra l'altro diciamo che non conoscevi a fondo Aramis, perché... No, ero salito in campo prova un quarto d'ora prima. Esatto, hai fatto un favore a un collega. Roberto aveva un'infiammazione all'inguine e non si sentiva di montarlo, anche se era un cavallo specialista, allora l'ho improvvisato lì. E insomma, comunque abbiamo vinto, poi abbiamo fatto questo grande cazzotto senza veramente tragedie per nessuno, perché dopo ho montato la gara dopo il cavallo italiano, l'ho anche vinta, avevo un po' di sangue al naso, un po' di dolori. Ricordo bene, e fra l'altro in quella circostanza eri in buona compagnia, perché la vittoria è stata con Marco Kuscher, Emilio Bicocchi, Andrea Bracci e Nick Skelton, sì. Scusate se poco, sì. Ma adesso riflettori puntati su Diego De Rio e su Loro Piana Altini. Intendono migliorare il terzo posto dello scorso anno, ma c'è l'errore purtroppo già sulla triplice, che è rimasta se non sbaglio a 1,60 m. Dunque prime 4 penalità del pomeriggio per Diego De Rio, cavaliere nato nel luglio del 1955 a Milano. Peccato davvero, perché ha superato i 2,10 m del muro, un errore che possiamo definire banale, sulla triplice. Ha fatto l'impresa più difficile Diego, comunque è con 4 penalità. Chiedo scusa, vado a seguire il mio allievino che è l'ultima partita ed è molto preoccupato. D'accordo, e grazie, linea Natale. Comunque a Valerio Iafrate, perché siamo curiosi di sapere da Diego
come si possa sbagliare sulla triplice, che è un ostacolo più abbordabile, e poi affrontare con quel coraggio il muro a due metri. Appena esce, ovviamente glielo chiediamo, mentre Quagliarello, ti dico che ha riscosso parecchie buone impressioni nel parco Cavalieri, nella casetta dei Cavalieri qui accanto all'ingresso. Eccolo qua, Diego, come si fa a saltare un muro così e a sbagliare sulla triplice? Non ti so dire, sono venuto con una distanza, si è un po' aperto sulla triplice, una distanza un pochino lunga, il cavallo si è schiacciato e il muro invece l'ha saltato bene, è andato in alto. E intanto Quagliarello ha superato il muro, grazie a Diego De Riu per la sua sportività. Claudio. Quagliariello ha superato il muro e anche la triplice, dunque si qualifica per l'eventuale quarto barrage. Avete visto però quanta fatica, siamo proprio ai limiti. Si è comportato benissimo Sir Duchamp de Fosse e da queste immagini potete apprezzare lo sforzo di cavallo e cavaliere. 2,10 metri non fanno paura. Ancora da un'altra angolazione l'incitamento del cavaliere italiano, ci vuole anche un pizzico di fortuna, però naturalmente ci vuole coraggio, ci vuole predisposizione, anche una buona scelta di tempo nell'avvicinamento, cosa che sta effettuando Juan Carlos Garcia. C'è il rifiuto da parte di London, dunque finisce qui anche la gara di Juan Carlos con 4 penalità, si arrende al terzo barrage a 2,10 metri. Dobbiamo ancora vedere Giovanni Lucchetti, Oliver Lazarus e Gabriele Grassi. E vediamo ancora il momento in cui avviene la disobbedienza di London. Giovanni Lucchetti, vice campione italiano, medaglia d'argento conquistata ad Augusta in Sicilia con Eurocommerce Boston, alle spalle di Pier Giorgio Bucci, superata la triplice. E poi abbiamo sottovalutato un po' questo primo ostacolo, ma è comunque 1,60 per 1,80, dunque alla quarta uscita comincia a farsi sentire. C'è errore da parte di Giovanni Lucchetti, anch'egli si ferma qui al terzo barrage. Per il quarto si è qualificato soltanto Pierpaolo Quagliarello con Sir Duchamp de Fosse. Vediamo se assisteremo a un proseguimento della gara. Questo dipende da Oliver Lazarus e da Gabriele Grassi. Pierpaolo Quagliarello che si trova a 0 penalità. Si volta il cavaliere italiano per vedere se ha commesso errore o no, è stato un errore piuttosto netto. In questo primo piano si capisce proprio tutta la concentrazione di chi affronta un salto a questi livelli. Ripeto, 2,10 metri. Adesso per il Sudafrica Oliver Lazarus con Excel. Cavaliere che dispone di un parco cavalli notevole, probabilmente il suo migliore è Cassiano, ma a disposizione anche Villamura Crockett. Superata la triplice. Il crescendo della musica in prossimità del muro. C'è errore,
Oliver Lazarus dunque non riesce a superare i 2,10 metri, e l'unico che può costringere Pierpaolo Quagliarello al quarto barrage è Gabriele Grassi, l'allievo di Natale Chiaudani. È un tentativo lodevole per questo ragazzo nato nel settembre del 78 a Grosseto. Quindi la vittoria della gara a questo punto è di certo. E dobbiamo sottolineare che registriamo il primo successo italiano in questa 76esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. O vincerà Pierpaolo Quagliariello, che ha già superato i 2,10 metri del muro e anche la triplice, oppure si andrà avanti con un braccio di ferro con il connazionale, l'altro italiano Gabriele Grassi. Momento topico di questa categoria di potenza, grande pressione per Gabriele Grassi, che è stato rincuorato da Natale Chiaudani. Si punta sulla triplice. E non ce la fa, non ce la fa, merita comunque applausi Gabriele Grassi, e dunque la vittoria in splendida solitudine va a Pierpaolo Quagliariello con Sir Duchamp de Fosse, gli unici capaci di superare la triplice a 1,60 m e il muro a 2,10 m. Salutiamo il primo successo azzurro in questo concorso, per ora per i nostri colori avaro di soddisfazioni. Soddisfazione enorme per Pierpaolo Quagliariello, che dunque vive, credo di poterlo dire, la sua giornata più bella dal punto di vista agonistico. Cavaliere nato nel 76, romano, dunque nella sua Roma, arriva a guardare il mondo dall'alto, dall'alto di quei 2,10 metri che gli hanno consentito di imporsi in questa categoria di potenza, appaiati tutti gli altri che erano arrivati al quarto barrage, al terzo barrage scusate, al quarto si era qualificato soltanto il vincitore, ma non ce n'è stato bisogno perché nessuno è riuscito a salire in alto come lui. Claudio? Sì. Pierpaolo è con me, eccolo qua. Brevemente, perché siamo in chiusura per Rai 3. Sì, al volo, Pierpaolo, sei stato finora l'unico azzurro ad imporsi a Piazza di Siena. Beh sì, è un'emozione grandissima, non me l'aspettavo, pensavo solo ecco di fare una presenza qua e non mi aspettavo proprio questo risultato. È stata un'emozione grande, devo ringraziare tante persone che mi hanno dato una mano a ottenere questo risultato, il mio istruttore compreso Mario Maini, che adesso non c'è qua perché all'età di 80 anni non si può muovere, per cui rimane a casa a vedere in televisione. Ti ha visto in televisione? Sì, ha visto in televisione. Senti, allora facciamo così, Pierpaolo, adesso lo chiami al telefono, sì, domani sì. Ci dirai come ha reagito quando tu con tutto il coraggio e con tanta sofferenza hai superato quei 2,10 metri. Sì, tanta sofferenza, è stata una bella sofferenza, come no. Arrivederci. Complimenti, grazie, grazie, complimenti ancora. Pierpaolo, a te, Claudio. Finalmente un raggio di azzurro anche dal punto di vista climatico. Siamo stati fortunati oggi, prima giornata totalmente da dimenticare sotto il profilo atmosferico, con una pioggia torrenziale che ha costretto gli organizzatori a dilatare il programma, a posticipare le gare di addirittura 2 ore, non pochi problemi per gli addetti al campo e anche al campo prova. Comunque tutto poi è filato via liscio. Bella anche la giornata di ieri con la Coppa delle Nazioni vinta dopo il barrage con gli Stati Uniti dalla Gran Bretagna, Italia al sesto posto. Siamo giunti in chiusura di collegamento per quanto riguarda gli ascoltatori di Rai 3. Vi ricordo che domani l'appuntamento è per le ore 18, seguiremo il Gran Premio Roma. Proseguiamo invece la nostra telecronaca per chi è sintonizzato
sul canale digitale terrestre di Rai Sport Più e sul satellite, su Rai Sport Satellite 227 della piattaforma satellitare.